Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. A Mosè e al suo popolo viene fatto il dono della legge, dei comandamenti, che oggi risentiremo offerti, pronunciati dalla parola dell'Esodo, e che hanno in fulcro il primo comandamento: non farti altri dei, non farti degli idoli, perché Dio è uno solo. E forse il peccato è semplicemente questo: prendere per Dio ciò che non è Dio. Chiediamo di saper vedere con verità il nostro cuore, di riconoscere che alcune volte siamo idolatri e di invocare, tornando a Dio con tutto il cuore, la sua misericordia. Signore risorto, nel tuo corpo abita la gloria del Padre, ma noi non sappiamo di essere il tempio dello Spirito Santo. Cristo Signore in te si adora il Padre in spirito e verità, ma noi non offriamo i nostri corpi in sacrificio. Dio misericordioso, fonte di ogni bene, tu ci hai proposto a rimedio del peccato il digiuno, la preghiera e le opere di carità fraterne. Guarda a noi che riconosciamo la nostra miseria e poiché ci opprime il peso delle nostre colpe, ci sollevi la tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Dio pronunciò tutte queste parole: io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dei di fronte a me. Non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome in vano. Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolungano i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Parola di Dio. Amen.
perfetta, rinsalda l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamenti. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiatori e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù:
distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Parola del Signore. Uno dei criteri che gli studiosi della Bibbia, soprattutto del Nuovo Testamento, usano per verificare se quello che viene raccontato è davvero accaduto così come viene raccontato, è di vedere se il racconto c'è in tutti e 4 gli evangelisti. E se noi mettessimo di fianco uno all'altro i 4 Vangeli, scopriremmo che ciò che abbiamo sentito è riportato in modi diversi da tutti e 4 gli evangelisti. Ed è qualcosa che per certi aspetti è invitante, perché qui appare un Gesù un po' diverso da come appare di solito. Gesù viene presentato, e egli stesso si presenta così, come mite e umile di cuore. È l'uomo della pace per eccellenza. Ma questo non vuol dire che sia privo di passione e soprattutto che sia privo di passione per la verità. Il Gesù che ci viene presentato qui è un Gesù appassionato, al punto da andare anche in collera quando ciò che dovrebbe essere preservato viene contaminato. Qual è il punto di questa passione di Gesù? È il fatto che il Tempio, il luogo della presenza di Dio, il luogo del dialogo intimo tra Dio e il suo popolo, sia stato contaminato da coloro che ne hanno fatto un luogo di mercato. Perché vendono lì i buoi, le pecore, le colombe, perché servono per i sacrifici da fare all'interno del tempio, o perché scambiano le monete, i soldi. Ciò che manda in collera Gesù, ciò che scatena la sua passione, è che il luogo del dialogo tra Dio e l'uomo, il luogo della presenza di Dio sulla terra, è diventato invece un mercato. Gesù lo vede e lo denuncia. E credo che vedrebbe e denuncerebbe ancora oggi tutto ciò che appartiene alla stessa dinamica, tutto ciò che dovrebbe essere per certi aspetti santo, sacro, e che noi riduciamo al mercato. Vedrebbe e denuncerebbe ciò che nella nostra Chiesa qualche volta si riduce così. Possiamo usare Dio per i nostri interessi. Possiamo parlare di Dio per coprire semplicemente una logica del ti do perché tu mi dia. Ma credo che Gesù vedrebbe e denuncerebbe anche
modo in cui sappiamo rendere il mercato le relazioni sante che ci sono tra di noi. Ed è una pagina che dovremmo leggere con molta attenzione, soprattutto al tempo di oggi, dove veramente il rischio è che il nostro stare insieme si riduca spesso alla logica del mercato, privo di gratuità, privo di disinteresse, privo di altri orizzonti che non siano come va l'economia. Questa settimana sentivo tra un passaggio in televisione un politico, ma uno dei tanti potrebbe essere più, che diceva che dovremmo aumentare la natalità, perché così l'economia circola di nuovo. Mi colpiva questo modo di pensare, che ormai è diventato abituale. Non è che c'è un valore nella vita e nella trasmissione della vita, ma diventa un valore se diventa qualcosa che serve al mercato. E dovremmo farci interrogare da questo modo di vedere e di giudicare di Gesù, che spiazza i suoi interlocutori, i suoi ascoltatori, perché li provoca e fa domandare loro: quale segno ci fai? Perché appunto accrediti questa tua passione, addirittura questa tua collera. E Gesù dice: distruggete questo tempio, io in 3 giorni lo farò risorgere. Parla del tempio che hai davanti, che è stato costruito invece in moltissimi anni, 46, ma dicono i discepoli dopo la Pasqua, ricordando quell'episodio, stava parlando di un altro tempio, quello del suo corpo, distrutto sulla croce ma risuscitato in 3 giorni, il 3° giorno, dove appare chiaramente allora che anche tutto questo episodio è un episodio simbolico. Si sta parlando del tempio in mattoni, in pietre, ma ciò di cui si parla in realtà è quel tempio che è il corpo di Cristo, il corpo risorto che diventa il luogo oramai della presenza di Dio in mezzo a noi. E anche questo dovremmo raccogliere con semplicità, ma anche con apertura di cuore. Cristo, il risorto, è il luogo in cui Dio è vicino. Ma allora, siccome Cristo risorto vive ovunque, Dio è vicino ovunque. E siccome Cristo risorto vive in tutte le stagioni, non c'è nessuna stagione che sia priva della vicinanza di Dio. Ci fa del bene sentirlo in questi giorni che continuano ad essere un po' amari e sofferenti per tanti di noi. Ci si potrebbe chiedere qualche volta, tanta è l'amarezza, ma dov'è Dio? C'è ancora. Poiché Cristo è risorto, quel suo tempio è stato risuscitato ed è qui, allora Dio è vicino. Non è detto che lo sentiamo vicino, ma Dio è più grande anche del nostro sentimento. Credo che solo Dio. Amen. Amen.
verità iniziamo a lui la nostra preghiera dicendo: noi ti preghiamo, Signore. Noi ti preghiamo, Signore. Per la tua Chiesa Santa, tuo Tempio nel mondo, perché sia casa del Padre per tutti gli uomini, segno di unità e di salvezza tra le genti, preghiamo. Noi ti preghiamo, Signore. Per i cristiani che bruciano d'amore per te, perché le loro parole profetiche siano ascoltate e i loro gesti evangelici, talvolta scandalosi, siano compresi, preghiamo. Per gli uomini che ti cercano nelle diverse religioni, perché la loro lotta anti-idolatrica sia efficace in te, Cristo risorto, vincitore della morte, trovino salvezza, preghiamo. Noi preghiamo, Signore. Per ciascuno di noi, tua dimora, perché offre il proprio corpo come sacrificio vivente e santifichi te nella vita quotidiana, preghiamo. Noi preghiamo, Signore. Per le nostre sorelle e i nostri fratelli defunti, per Rosano Giovanni nella Trigesima, Soleil Carlo, Pontarolo Luciana, Paschero Adriano, Carnalza Giuseppe, Galileo Anna, Lucia e Sebastiano, Marocco Luigi, Cavallero Concetta, Antonietta ed Enrico, Legato Santo, Berardi Ludovica, Brano Giovanni. Preghiamo. Noi ti preghiamo, Signore. Noi ti preghiamo, Signore, accogli questa nostra preghiera, tu che sei Dio, e vivi e regni con Dio Padre, l'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Pregate perché il mio il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Per questo sacrificio di riconciliazione perdona o Padre i nostri debiti e donaci la forza di perdonare i nostri fratelli per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. Alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli chiese alla Samaritana l'acqua da bere per fare il grande dono della fede. E di questa fede e sete così ardente da accendere in lei la fiamma del tuo amore. E noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie, e uniti agli angeli celebriamo la tua gloria.
Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo. E continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio per te. Ora ti preghiamo umilmente. Manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito e preso in tana, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate di tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e gli disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, tuo servo è il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Cesare, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai eletto. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza, nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno le nostre sorelle e i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Con le parole che Gesù ci ha consegnato, possiamo pregare, diciamo: Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Thank you.
Signore, liberaci da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù, che dentro i tuoi apostoli vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore Gesù sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Il corpo di Cristo. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te, non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, il sconto dei miei peccati, il suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.
Preghiamo. O Dio che ci nutri in questa vita con il pane del cielo, pegno della tua gloria, fa che manifestiamo nelle nostre opere la realtà presente del sacramento che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Prendiamo, grazie a Dio. Buona domenica e buona settimana. Grazie.